Pyramid Games non aveva annunciato e che ha annunciato durante la Nitro. Ok, qui c'è il mega boom per me. Allora scrivi, perché questo lo compriamo. Esito? Scrivi, credo. Cioè io parto da 3.30, lui parte da 0. Prova a scrivere Mid Games e scrivi assieme a me, lo facciamo assieme. Perché è fantastico. Che perde tempo. Questo te lo regalo a Natale. La guida, il Dungeon Master Pigro. Siete dei Dungeon Master Pigri? Che significa Dungeon Master Pigri? Ci vuole tempo per costruire degli incontri, per fare dei setting degli incontri. Perfetto, non mi è uscito niente. Ecco. Questo? Con questo manuale avrete delle tabelle schematizzate per ogni tipologia di incontro che potreste avere. Sì. 3.80, io sono un master pigro, cazzo. Non è che finito. L'80% delle volte preparo la sessione 2 ore prima di farla e viene uno schifo. No, schifo no, però con molti dettagli mancanti. Ti insegna a preparare delle campagne, un eserciziario, trucchi su come fare una campagna con delle tabelle, con dei consigli, incontri. E tutto naturalmente settato per la 5.0, ma qui c'è scritto vale anche per tutto il resto, quindi certo, vabbè, gioco di ruolo, altro gioco, esatto, è solo il sistema di combattimento che cambia. Questo è vabbè, ma questo è bello insieme a quello che mi hai regalato tu, che vuoi regalare Gianluca, cioè per gli studi insieme sono belli. È bello, allora questo 3.80 ufficiale, vai a maggiore. Rientra nella collana. No, vediamo a finire la fase. Questo è veramente bello. No, bello, dai, una collana, questo è l'anno prossimo, fine anno. Fine anno. Dai, se si fa. Abbiamo parlato di Lotus School Essential perché adesso stanno ritornando in auge questi giochi di ruolo difficili. Per fortuna, io non li amo. Hanno annunciato Troika, che sembra la banca dell'Unione Europea. Questo l'ho seguito, sì. In pratica, in questo mondo onirico, fantascientifico, molto fantasy più che altro, con uno stile artistico particolarissimo, vi faremo mostrare delle immagini, è molto molto strano, veramente molto molto strano, in una specie di mondo a sfere, in cui nulla ti viene citato a livello di storia, tu giochi dei personaggi, quindi giocatori, pazzi, stranissimi, completamente fuori di testa, ad esempio il gigante di corda, cioè come personaggio che ti puoi creare un gigante fatto di corde, cioè fatti capire proprio come un setting, con una mortalità altissima, in cui tu dovrai affrontare, superare queste sfide assieme a questi tuoi personaggi un po' fuori di testa e scoprire perché è successo tutto questo, perché sei nel mondo di Troika. Cos'è Troika? Sì, non è una... cioè un'idea nuova. Sì, è molto molto... è un gioco di ruolo, si è cercato dei giochi di ruolo veramente particolari, old school, questo fa per voi, con una grafica che è particolare, non so, tipo Picasso, cioè è particolare. Sì. Da descrivere è difficile. Ne ho sentito parlare, ho visto delle bellissime immagini. Però non dico 4.30, vedete? Io perché non amo gli old school. Abbiamo parlato dell'ambientazione norrena. E uno dice, ma scusami, è perché la Grecia ce la vogliamo mettere? E quindi per la 5.0 arriverà Odyssey. Allora, io ho visto il manuale tipo di 472 pagine, l'ho scritto. Lore, classi, lo Spartano, classi, nuova mappa, una mappa con tutta la Magna Grecia, il bestiario. Questa, dovevo fare, Sparta! Dovevo farlo, raga, come fai a non farlo? Io ti dico solo questo e... l'ho rimessa tu. Io ti dico solo questo, ho goduto. Hanno ripreso il colosso di God of War e ci l'hanno messo. Vuoi God of War 2, non so se i vecchi God of War... le meduse, le parche, tutta la... Zeus, tutta la mitologia greca fatta manuale. Che quando sto amo? Allora. 7 questa gara. No, siamo sulle 400. 380 mi sembra. 7. Sì, perché scusa, 320 di prima non ci bisogna nessuno. No, era accumulativo. Ah, okay. 380. Che ho preso i vichinghi, che fai? Non prendi Odyssey? Dai, 50 euro? Dai, 50 euro? Sì, è bello. 4.30. Puoi insultarlo. 4.30, è fatta. Allora, proseguo con, cioè tra l'altro la guida con, cioè, c'è il manuale della guida, il manuale dei giocatori con tutte quelle classi che abbiamo citato, e vi dico solo una chicca per farvi capire quanto è bello. Poi 50 euro, ma quasi parlate tre manuali, probabilmente sarà 100 euro a inventazione. Nella 5.0 c'è il background,
Su questo manuale ti ha inserito il destino. Ti togli il background e ti inserisce la chiave del destino. Che fatto! In pratica, tu sei un eroe della ellenistica, parliamo di tipo Achille, e devi affrontare un qualcosa, no? Per superare, sì, per ascendere, tipo le prove delle fatiche di Hercules. Tutto questo viene messo in questo manuale, e quindi invece di avere un background che riguarda il tuo passato, tu hai come nuova chicca il destino, e quindi un qualcosa che verrà risvolto verso il futuro. Io sono quel personaggio perché devo fare questo, devo tipo affrontare il labirinto di Minos e uccidere il Minotauro, cioè con delle missioni, con degli obiettivi. Figo. 4:30. Twilight 2000. Allora, setting gioco di ruolo, guerra, guerra. Setting gioco di ruolo, di guerra. Ma ok, però in che senso guerra vera? È un gioco di ruolo realistico. Non mi piace. Ambientato la revisione nell'Europa del 2000, solo che c'è stata la terza guerra mondiale. Il setting, l'ambientazione di base sarà la Polonia, perché sempre dalla Polonia succedono le cose. Perché la Polonia? Ma poi in 2021 la Polonia non se la caga più nessuno, cioè. Con anche mappe, con quindi Polonia e anche la Svezia. È considerato il 36esimo come GDR tra i più importanti di sempre, quindi si piazza bene nella lista di 50. Hai dei dati particolari, delle carte particolari, in pratica se ti sparo in testa muori, cioè prendi il tuo personaggio, lo butti, perché ci sono carro armati, elicotteri, è tutto ambientato, è un gioco di ruolo sulla guerra, ma vera, è il core base è la sopravvivenza. Cioè, se non mangiate, morite. Se non bevete, morite. Dovete muovervi e magari siete di civili, oppure potete fare di militari, e a seconda di potete scegliere se essere cattivi o meno, dove patteggiare. Un po' stile The Walking Dead, tra le altre cose, perché puoi ammazzare le altre persone per rubargli le cose. Cioè, quindi c'è anche crudeltà. Mi sono perso il conto, ma rimango a 4:30, sono arrivato. È particolare. L'ultima grande esplosione è che mi ha incuriosito, perché lo so che a te potrebbe non interessarti, me l'hai sempre detto, però a me adesso mi sta prendendo la botta. Proprio questa è stata la botta finale della Nidgon, e ho visto la gente che è impazzita. Arriva per fine Natale Dune, il gioco di ruolo. Ti devo dire, raga, a me... Io perché me ne stanno parlando? Io non ho mai letto il libro, quindi mi sono ripromesso, se stati mi leggo il libro. Il primo, il primo, perché ne so 6. Esatto, bullismo. Esce il film, mi leggo il libro, esce il film, e se dovesse essere bello mi comprerò. Vediamo, perché dovrebbe anche uscire il gioco da tavolo che puoi applicare a questo gioco di ruolo come con Zombie, sì. E infine esce appunto il gioco di ruolo di Dune, tra l'altro con 3 collectors che riguardano le famiglie, una cosa bellissima. È un gioco di ruolo politico, c'è scritto qui, esatto, molto ruolistico, non è poco, cioè devi poco combattimento, l'ambientazione, se sì, no molto due coglioni, cioè nel senso, tra l'altro è ambientato, qui c'è scritto sempre, ovvero racchiude tutta l'esalogia dei libri. E la cosa carina è che, cosa la chicca che c'ha solo Dune, ho scoperto, ti crea la scheda del tuo personaggio, 4-5 schede del personaggio, e in più c'è una scheda che racchiude tutti quanti, perché... come gruppo, sì, la scheda del gruppo, per la precisione la scheda della casata, perché voi sarete una casata, una delle casate di Dune, potete parteggiare per l'imperatore oppure per la casata del protagonista. E naturalmente la prima ambientazione sarà ambientata nel pianeta di Dune, dove ci sono i primori giganti, ma poi ci saranno sicuramente altri setting. E mi ha incuriosito, se vedrete le immagini... Però è come sempre a punk, devi cominciare da zero, legge. Però lo sai che è? E secondo me, quando uscì il film del Signore degli Anelli, e tutti andarono sul Signore degli Anelli. Adesso uscirà il film di Dune, se è bello, perché poi si chiama cagata, se sarà bello, tutti andranno esploderà Dune. Cioè, noi abbiamo 10 anni del Signore degli Anelli, potrebbe essere i 10 anni di Dune. Ci può stare, sì. E da bene. È particolare. Non apprezzo un po' quel tipologia molto politico, molto. Ci devi stare sulla storia, ci devi stare sul pezzo, come diciamo noi. Comunque, con la NID abbiamo chiuso. D&D riparte. Andiamo verso la chiusura. D&D riparte. Abbiamo detto che esce Eberron. Nel frattempo c'è Vol in attesa, dovrebbe uscire. Curse of Strahd, revamp, politically correct anche. E non lo compro neanche se me lo regalate. Hanno citato, perché c'è stato un vuoto, in effetti non abbiamo più parlato. Hanno citato Tasha, che dovrà prima o poi arrivare anche in Italia, nel frattempo esce in America, Calderone di Tasha. È vero. Candlekeep, è un manuale in cui ci sono raccolte tutte delle leggende. Ravenloft. Oh, questo hai visto, esce a maggio in America, sempre, cioè, in America. Mai successo, bellissimo, l'approfondimento sull'ambientazione, i dettagli, ma non solo riguardante
Strad, ma tutto quello che c'è attorno, sì, perché era molto vago. Sì. Curso Strad era solo Barovia. Esatto. Qui abbiamo quasi tutti gli altri domini con tutti gli altri cattivi. Che figo. Corriamo! Kickstarter, l'avevo citato, di Lex Arcana. Vabbè, questo bello. Prosegue con la Dacia, Tracia e Italia. Questo che è Lex Arcana, anche quella è storia. Tra l'altro è il gioco di ruolo più importante italiano. Esatto. Insomma, quindi, solo per quello, esatto. Ne vale la pena. Della Raven. La Raven ha annunciato Alice Scomparsa. Oh, tu ce lo sai, io qui voglio spezzare già a favore. È uno di quelli che cacchio è, che cacchio è? Al di là del fatto che va giocato con questo per mano, è un po' mi sfastidia, però mi piace il tema principale. È esploso, Teo è esploso. Teo dice che cazzo ti devo dire, e a me mi piace il tema. Ma che cos'è? Che non lo so che... Allora, è ambientato in una cittadina un po' come 13, quello delle cassette. Sì, quindi, sì, sì. Una cittadina americana in cui questa Alice è scomparsa. Ma ok, quindi come funziona il gioco? Allora, ve ne parlo qui. Innanzitutto, regola, non si parla. Nessuno parla. Come un gioco di ruolo e non si parla? Calma, preghiamo. I giocatori potranno solo scambiarsi dei messaggi tramite il cellulare, tramite WhatsApp, come avete visto, non audio, solo scritti, dovete scrivere messaggi scritti. Sì, perché dovrebbe essere un'ambientazione in cui non c'è WhatsApp, però gli SMS. Sì, gli SMS di una volta. E poi i primi 40, tra l'altro è un one shot, cioè è una sessione soltanto, ma queste sessioni cambiano di volta in volta, ogni se la ricominciate ci sono sempre delle varianti, quindi è potenzialmente infinito, tra virgolette, il setting di Alice scomparsa, e in cui i primi 45 minuti vi costruite il vostro personaggio e vi costruite le relazioni che questi personaggi hanno con Alice. Ragazzi, io... Gli altri 90 minuti del gioco vi mandate questi messaggi e circoleranno sul tavolo delle carte, che vi faranno iniziare a mettere dei dubbi e dei quesiti su dove finirà Alice. Perché voi dovete ritrovare questa Alice che è scomparsa e dovete soprattutto scoprire se è successo, chi l'ha fatta scomparire, come o come. Cioè, fammi capire, è un setting investigativo o comunque a quel tratto lì. Guarda, io non so se dico una boiata, uccidetemi se sto per dire, ma per quello che ho letto sembra un Cluedo. Sembra un Cluedo. Gioco di ruolo, sì, ma con quest'idea di base di non parlare, di scambiarsi messaggi. Io non so poi come funzionano queste carte nel dettaglio, ma a me piace da impazzire. Anche a me piace. Cioè, mi ha dato l'idea, no, più che Cluedo, una cena con delitto. Bravo. Una cena con delitto. Cioè, io l'ho vissuta, mi è piaciuta e... O lo sai, questo 4,30, 50 euro, 4,80. Questo non vedo 50 euro, dovrebbe costare di meno. La Raven 4,80. Distribution. Non riesco a sostare 5 euro. È uscito da poco. Brancalonia. Il setting italiano della 5.0 è uscito. Bello, ma avevo detto di no a Kickstarter, dico di no. Se non mi sbaglio si chiamano i Little Mice. Perdonatemi se sbaglio, vi sto citando. Arrivano i due Kickstarter molto importanti di questo duo. Uno è il proseguito, la Season 2 di Broken Compass, un gioco di ruolo che ho comprato con l'ambientazione di Indiana Jones. E qui sulla Season 2 avremo l'ambientazione dei pirati, quindi Broken Compass si rifà molti film, quindi molto a Pirati dei Caraibi. E poi un altro molto molto bello, l'ambientazione ottocentesca con Giulio Verne. Quindi se sui Pirati dei Caraibi mette le maledizioni, mette tutti questi nuovi setting, su Giulio Verne ti mette ad esempio i personaggi col cappello a cilindro, con dei modi di fare particolareggiati e con quella versione un po' steampunk. Quindi bello bello bello. Subito dopo questo Kickstarter, c'è il Kickstarter, finalmente lo possiamo annunciare, il Kickstarter con sempre setting 5.0 di Inferno. Dante Alighieri, Dante Alighieri vi piace? Ma soprattutto vi piace quella versione lì, perché c'è la versione dell'Inferno sulla 5.0, ma vi piace quella chiave onirica, con quel modo di fare che appunto Dante ci ha donato? Bene, e questo duo finalmente farà uscire il Kickstarter subito dopo quello di Broken Compass di Inferno. Vebbiata me una colica, mi sta pigliando per i soldi del calcio. Con una grafica bellissima, perché non si sa ancora. 50 euro, 5,30. 5,30 che chiudiamo, amo. Forse chiudiamo a 5,30. È finito. Oh, mi sono scolato. Sì, è 530 euro di giochi di ruolo.
Poi non li giochi perché c'è il Covid. Non c'è tempo di leggerli perché c'hai un lavoro, una famiglia, una moglie e un figlio. Sì, ma stanno lì. Però stanno lì. E che fai, non li compri? Ma lì ogni tanto li accarezzi, cioè, come mette? Vabbè, bomba atomica per me, l'anello, l'unico anello, bomba atomica. Questo è l'inferno, ma rusta, vuole i vichinghi, è bello, vuole la Grecia pure. Io voglio solo chiudervi ricordandovi che ci sono dei missing in action, non è solo Carice che è scomparsa. Sono scomparse pure le deluxe di D&D. È vero. Aspetta, che qui per fortuna io non l'ho comprata e mi sono pentito. Anche se c'ho un mio caro amico negoziante qui nella zona che ne ha preso una in più con la speranza che gliela prenderò io. Potrebbe succedere. Però dopo mi devo vendere gli altri manuali, non lo so, vediamo. Però per ora non se ne sa nulla. Contate che noi siamo tre master, ne abbiamo comprati due, io sono rimasto fuori. Ma anche quelli lì te li vedi. Cioè, metti lì per prendere polvere. Ma magari stai. Che li apro essendo crocchiati, già mi crocchia il cuore. Però giusto, non lo potete fare. Però magari non è più un tetto sopra la testa, perché per forza compra i manuali. Però su quei manuali, non li capito? Stai sotto il ponte con quei manuali. Bello. È questo. Se sei un giocatore di ruolo, questo fai. E quindi? Allora, detto questo, ve lo dico stanco. Non ce la faccio, raga. Cioè, davvero, non ce la faccio. Lo dici tu? Allora, questo video, secondo me questo video vi è piaciuto. Quindi, innanzitutto, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Sì, chiaramente. Il canale Rogue Games vi porterà altre cose. Commentate, guarda, per favore, ditemi se anche voi siete nel panico adesso alla fine di questo video con tutte queste uscite. Io sto nel panico. Quindi, commentate a sapere. Ok. Se siete iscritti, visto che vi ha detto lui di iscrivervi, siete iscritti e attivate la campanella per ricevere le notifiche dell'uscita dei nostri video. Eh sì, ah, e poi, vabbè, il liking, sempre se vi piace, il pollice in su. Non mi piace pure, però magari commentare. Esatto, lui vuole il commento costruttivo. Eh sì, a me piace. Fa contento. E quindi, detto questo, andate a comprare The Warring, e detto questo, tra le altre cose, e detto che comprerete, perché quello va preso. Sante e Sauro. Tu non puoi passare, lo farò! Vi saluto, ciao e ci vediamo alla prossima. Can we get if we sail a little bit high? Depresso, finito questo video depresso. È bellissimo, ci sono i disegni ripresi dall'artista del Signore degli Anelli. È bello, droga, hashish. Vabbè, l'avevo capito. C'è Alex che si accende e ascolta, e io gli dico che sono drogato.